Olivia? Ciao. Ciao. Ciao a tutti e buon anno. Mi dispiace di non aver fatto dei video prima, però ho avuto tempo oggi, che è il 1° di gennaio, e niente, in questo video vorrei mostrarvi i miei regali di Natale. E chiacchierare un secondo con voi. Intanto vi ricordo che nel mio canale è ancora aperto il giveaway, vi lascio il link tra le schede giù nell'info box se volete partecipare. Inoltre mi è stato chiesto di girare un video dove rispondo alle vostre domande, quindi se avete delle domande da farmi scrivetele giù nell'info box che così vi rispondo nel prossimo video. E inoltre volevo anche chiedervi quale video, quale tipologia di video vorreste vedere nel mio canale, perché vedo che c'è poca interazione. A volte mi sembra quasi di avere l'impressione di girare video solamente per me, quindi mi piacerebbe avere un po' più di riscontro con voi e quindi sono aperta a consigli oppure appunto a dei suggerimenti per dei nuovi video. Vi dico già però che non farò video outfit perché mi vesto male e perché non ho voglia di farli, non mi piacciono, non farei dei video volentieri, ecco. Per il resto buttate pure tutte le idee che volete. E adesso parto con i regali. Allora, intanto mi è stato regalato il rossetto della linea della L'Oreal in edizione limitata di Mary Poppins. Questo qua è il colore 364. Vi avevo messo anche una foto su Instagram di questo rossetto che è bellissimo, è un po' cremoso ma bellissimo, la profumazione è fantastica, il packaging, vabbè, è meraviglioso. Quindi questo qua. Poi mi è stata regalata una crema mani di Bottega Verde della linea Vaniglia Nera. Io questa linea ha una profumazione che a me piace molto, quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Mi è stato poi regalato, su richiesta, il libro del Grinch. Questo qua che è bellissimo, io l'ho già letto, e è un libro per bambini ovviamente, però mi è piaciuto tantissimo, da 6 anni c'è scritto, quindi se avete come me 6 anni potete leggerlo tranquillamente. Sono stati regalati dei calzini molto molto caldi, spessi, belli imbottiti con l'antiscivolo sotto per stare in casa, che però non vi posso mostrare perché li ho messi a lavare, perché li ho già utilizzati, però vi mostro questi altri calzini che mi hanno regalato, anche questi molto molto caldi, però questi devo ancora utilizzarli, sono di Scout, e quindi niente, chi mi conosce sa che io ho molto freddo, quindi i calzini così belli spessi per me sono fondamentali per non morire. Sono stati regalati dei trucchi di due marchi che in realtà osservo da anni perché sono famosi per i packaging meravigliosi, soprattutto uno che ha fatto tutta una linea in collaborazione con la Disney e sono dei packaging che veramente non esistono altri di così belli per quanto mi riguarda e un mio amico, quindi oltretutto uomo, non sapeva questa cosa qui, mi ha comprato questi trucchi, ci ha azzeccato tantissimo perché era quello che volevo. Inoltre, parto da questo, così ve lo mostro subito, della marca Anna Sui. Questo qua è un illuminante, è un fondotinta illuminante e nella colorazione 02 e ha azzeccato il tono e il sottotono. Quando io l'ho chiesto come hai fatto, perché insomma a volte non ci riesco neanche io, ha detto che ha fatto vedere una mia foto all'azienda presa da Instagram e il colore l'hanno scelto loro e ci hanno azzeccato. Anche questo, una profumazione buonissima, fiorita ma delicata. Vi parlerò ovviamente di questi prodotti più in là. Sempre del solito marchio, mi è stato regalato questo eyeliner nella colorazione 500, è un marrone bellissimo, è in automatico, è automatica, è molto fine, ha una punta molto molto fine, quindi molto molto precisa e non si strucca con niente, sembra quasi un tatuaggio, è difficilissimo da mandare via, quindi se cercate un qualcosa da tenere su tante ore, questo ve lo straconsiglio. È sempre dello stesso marchio, nella colorazione F303, mi è stato regalato il rossetto che però non ho il coraggio di utilizzarlo. Ora vi farò vedere perché. Allora, il packaging è questo, bellissimo anche il pack esterno e lo stick, allora la colorazione è bellissima, però
profuma di rose, che è una roba pazzesca, e lo stick è intagliato, cioè a forma di rosa, quindi a me dispiace tantissimo utilizzarlo e quindi credo che lo terrò per collezione. So che poi va male, quindi è una cosa stupida, ci penso perché non so che fare. E poi l'altro marchio invece è Paul & Joe. Andate a vedere i packaging di questo marchio perché sono fantastici. Questo qua è un ombretto nel pack in cartone con tutti i fiori disegnati, una profumazione fiorita, delicata, talcata, non lo so, è buonissima. E questo è l'ombretto, quindi fantastico e sono stracontenta di avere finalmente dei prodotti di questi brand. Mi è stato regalato questo massaggiatore del marchio Naipo, è un massaggiatore per cervicale, schiena, gambe, e mi è stato regalato perché io soffro tantissimo di emicrania, tantissimo, ed è dovuta alla cervicale che mi fa molto male e quando appunto ho questi mal di testa molto intensi ho bisogno di un massaggio e di qualcosa di caldo. Questo massaggiatore, a parte che è di una qualità ottima proprio come materiale, ha tre diverse velocità. Si può decidere anche il senso del giro, diciamo. Il massaggio è fantastico, veramente fantastico. E in più si può scegliere se mettere il calore o no. E io ovviamente lo metto sempre. Mi aiuta tantissimo. Lo sto utilizzando da Natale e mi trovo benissimo. Ho visto che si vende su Amazon, quindi se anche voi avete un problema con la cervicale, mal di testa, mal di schiena, eccetera, io questo ve lo straconsiglio perché mi ci sto trovando da Dio e mi aiuta veramente nei momenti brutti, diciamo così, e quindi ve lo straconsiglio. Sono stati regalati due maglioni, uno, questo qua, è questo qua di H&M. H&M è molto caldo, molto semplice come piace a me e niente, questo credo che lo metterò stasera. Avevo aspettato per indossarli perché volevo farveli vedere e quindi niente, stasera utilizzerò quello. Altro maglione è questo qua dell'OVS, anche questo molto semplice come piace a me e anche questo sembra molto caldo, quindi vi farò poi sapere. Questi erano i miei regali di Natale, regali tutti apprezzatissimi. Fatemi sapere cosa avete ricevuto voi, come avete passato le vacanze di Natale. Se avete qualche domanda, scrivetemela qui giù che così vi risponderò nel prossimo video. Se avete dei commenti, dei consigli dei prossimi video da fare, anche lì scrivete tutto. E io vi saluto, vi auguro un felicissimo 2019 e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!